tanti anni. Quanti anni sono passati, Miche? Ma quanto tempo questo specchio mi vede invecchiare? 10 anni sono passate, carissimo Don Vincenzo, da quel maledetto giorno. E a questo gnocco in gola? Quel cornuto di medico mi ha detto che in 2-3 giorni, massimo una settimana, mi sarebbe passato tutto. Una settimana. Minchia, sono passati 10 anni e ancora ce l'ho qua. Passerà, Don Vincenzo, passerà. Ma dov'è che ho sbagliato? Che cosa ho fatto per meritare tutto questo? Non solo il disonore, ma anche la beffa. Don Vincenzo, ma perché vi fate il sangue amaro? State più tranquilli. Non vi farà bene sicuramente alla salute. State tranquilli. Poi, fra non molto, uscirete e tutto tornerà come prima. Amore, 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 amore. Cari amici, vi ho riuniti qui oggi perché abbiamo un problema da risolvere. E credo che qualcuno di voi sa già di cosa si tratta. Turi! Don Vincenzo. Voglio precisare, anche ai nostri fratelli calabresi, che questa disgrazia che ci è capitata non è colpa di nessuno. La natura a volte si ribella, fallisce. Ma adesso noi dobbiamo porre rimedio. E come facciamo a porre rimedio? Ste cose, già le conosco. La vrigogna mi sta mangiando la faccia e non posso nemmeno più camminare per la strada perché la gente mi ride dietro. E ha ragione. E certo. Sapete cosa vuol fare, Don Vincenzo? Sono 3 mesi che mia moglie e mia figlia non hanno il coraggio di uscire di casa. Da quel tragico pomeriggio, quando vostro figlio ha deciso di tornare. Don Saluzzo, voi che siete il più saggio di tutti, non avete visto mai queste cose? Signore, signore, vi prego, sono già abbastanza addolorato. Qui non è in gioco solo il nostro futuro, ma anche quello dei nostri figli. Figli. A questo proposito, Don Vincenzo ha dovuto prendere una decisione difficile e sofferta. Abbiamo pensato a tutto e nel modo più conveniente per ognuno dei presenti. È doloroso, ma necessario. Fatele entrare. Pro, a te stanno aspettando. Finalmente. Amonello. Con questo caldo, il sole del sud mi scioglie il trucco. Ma che malefici! Bento, papà mio, fatti baciare tu, Rocco! Rocco, basta, ferma, di chi è questa conferenza? Ricomponiti! Rocco, figlio mio, ormai sono 6 mesi che tornasti. I tuoi studi milanesi ti hanno cambiato nel profondo, intimamente direi, e credevo che non tornassi più in Sicilia, ma visto che hai deciso di restare, o hai cambiato idea? Ma no, tranquillo, voglio rimanere sempre con te. E ci sono le mie amiche che vogliono conoscerti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
cosce mai. Chiao with me. Lave con me o lave con te? Con me. Con te. Con me. E che ci fece? E che ne saggio? Ma non è vero. No, non è vero, no. Ma poi tanto un sogno, Un sogno? A me mi pare un incubo. Vabbè, ma pare che è il nostro incubo. Il suo è l'incubo. E allora noi, che ce ne frega? Ah sì, così è. Oh, è vero. È vero. Another night. Sugar baby is me. It is I that you won't fight. Come with me and you will see my soul. You will feel me. Mi si scioglie il trucco. Papi? 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 Eh? Ma che guardi? Che guardo? Non ce la posso fare così, non voglio soffrire più! Stai calmo, calmo. Rocco, ho deciso di affidare a te e alla tua banda un incarico molto delicato e sono sicuro che non mi deluderete. Figlio mio, io prima o dopo non ci sarò più e tu dovrai prendere le redini della famiglia. Qui fuori, nel cofano della vostra auto, troverete quell'infame di Ciccio Bertuccio, già mezzo morto. Fatelo fuori, come al solito. Dopo, andate a casa sua e recuperate i soldi e la droga che ci ha fottuto sto figlio di puttana. E mi raccomando, niente minchiate. Ok, tesoro. Papi, non ti preoccupare, pensiamo a tutto noi. E tienilo tu, anche la borsa che oggi c'è da fare. Fuffi, bello di papi, stai con lo zio. Abbiamo pensato a tutto, nella maniera più conveniente. E secondo voi questa è la soluzione? Date in carica a chiesta e tutto si risolve. Ma certo, capisco la vostra difficoltà, amici miei. Ma avete avuto sempre fiducia in me, no? Abbiamo sempre avuto fiducia. È vero. Seguitemi alla finestra. Mi sbaglio? O tuo padre non mi è sembrato molto felice di vederti? Ma no, un tipo un po' particolare, bisogna saperlo prendere. Darling, ma in questo siamo bravissime. Oddio, guardo le piume. A me sono sembrati tutti un po' particolari, ecco. Sei bella tu, vabbè, eseguiamo questo servizio per papi così lo facciamo contento. Gigi, guida tu. Beh, lo sai che non mi piace. Lascia guidare Betty. Darling, lo sai che non ho nemmeno la patente. Vabbè, ho capito, guido io, che stress. Lo sapevo. Oh, mi stai a sentire? Ah? Ma che fai? Cioè, dopo 3 mesi di appostamento sta finalmente succedendo qualcosa e tu mandi messaggi. Non sto mandando messaggi, sono su internet. Vedi sta foto. Vabbè, va. Senti, li vedi quei tipi laggiù? Stanno armeggiando intorno alla stessa macchina che abbiamo visto stamattina. C'è qualcosa di strano lì dentro. Che facciamo? Restiamo qui o li seguiamo? Seguiamoli. Ah, ora ho capito. Un viaggio e 2 servizi. La polizia si decide il nostro affare e noi gli diamo in pasto ste scassamicchia. Il modo più conveniente. La polizia li incastrerà per l'omicidio di quel mezzo uomo di Bertuccio. E se siamo fortunati, per spaccio e ricettazione. E bravo tu. Amore. Amore.
Forza, bimbe, muoviamoci e togliamoci questo pensiero. Ok, io lo prendo dai piedi. Oddio, che puzza! Forse mi hanno dato i bracci! Ma forse ancora tu non hai sentito il parfum da Chanel numero 17! Guarda, apri! Apri il portello! Ma che sono? La zia Kalì! Guarda che anch'io ho due mani, carina! E va bene, lo apro io! Ok, e voilà! E allora, che fanno? Non lo so, non vedo. Credo che stiano spostando qualcosa. Vabbè, mi dia che guardo io. Allora, Cavallaro, invece tu che vedi? Ma minchia. Ah! Ma che fai? Ma usalo quel cazzo di fagiolo che hai per cervello! Dio, quanto sei scurrile, stai qua e... Ora basta, sembrate le cime urlatrici. Ok, adesso andiamo tutti a casa di Bertuccio, su. Dai, veloce, andiamo! Cavallaro! Vabbè. E metti giù quella macchina! Bravo! Oh, ma c'è qualcuno! Aiuto! Vieni, oh! 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 Che c'è? Che c'è? Che cosa? Io non c'entro. Tu non c'entri? E che ci fai con la famiglia Spada? Ma sono vivo, non sono morto. Ah, ti dovevano uccidere? Sì, Don Vincenzo e i suoi spagnozzi, i soldi, la droga. C'è sotto qualcosa. Forse è il caso di chiedere un mandato. Facciamo la centrale. Lei intanto venga con me. Allora, bimbe, in casa non c'era, quindi dobbiamo cercare qui. Oddio, che aria inaspirabile! Amore, amore, chi m'ha fatto fare? Ragazzi, vi prego, un po' di relax. Lo pace nostro, ma fatto scordare. La meglio parte di... Giornata impegnativa. Oddio, le mandorle! Un cervello, visto che il nulla ti avvolge. Adesso basta, Gigi. Bravissima Betty. Adesso possiamo tornare a casa da papà. Vedrete che facce faranno. Che fate? Don Vincenzo non è in casa. Oh, e allora? Va bene, quando torna dategli questa. Questi sì che sono problemi. Ma no così, pesanti. Ragazzi, abbiamo fatto tutto magnificamente, direi. Che ne dite di andare al centro benessere? Sì, favoloso. Così ripristino i miei alluci infrantumi. Ma Betty, no? Vieni anche tu. Ma no, quest'acqua è troppo bagnata. Mi si rovinisce il mio costume di New Burlesque. L'acqua è bagnata. Sono sicuro che stavolta mio padre sarà fiero di me e anche di voi. Thank you.
Chi è sta valigetta? Capottano? Vostro figlio. Fammi vedere. Minchia, che c'è chi di soldi e droga? Gioca? Droga? Fammi a vedere. Fermo, polizia! Fermi! Siete circondati! Questa è la valigia. Metti mano dietro. Fermo. Mani sulla mano. Abbiamo pensato a tutto, nella maniera più conveniente. Ma vaffanculo! Vincenzo Spada, la festa è finita. Sti fichi su caminchi mi fottero. È andata male, Toreddo. Ma che dici? Che dici? Sai, è vero. Io dovevo prendere in mano le redini della famiglia. E prima o poi l'avrei fatto. Eppure questo scherzo non me l'aspettavo da parte di mio padre. E tu dovevi sconsigliarlo. Io? E invece sono certo che tutto questo è opera tua. Guarda, che non è così, non è così! E adesso affronterai tutto quello che meriti. Devi capire come vanno le cose. Ora tocca a te. Aspetta. Aspetta. Aspetta! Si dice a mia mano, voleva fottere, arrestavo fottuto. E vegna presa tia come la nebbia, come un cacciatore con la guaglia. Alla tinaglia. Betty, e se facessimo la parete arancione? Oppure blu? Sì, tutto scusate. Questo è il mio fazzoletto. Questa è la mia cerchiera. Ma io non so. Dai, forza! Dritto con quelle gambe. Sei un bel uomo, no? Dai, facci vedere cosa sai fare. E su, Turi? E puoi fare di meglio. Dai, dove scegli? Vai, cammina. Ma ci minchia! Di quando t'hai visto t'hai amato tanto. Pare che mi facisti la magia. Crescisti come l'erba di lo campo. Crescisti bene tu, pamara. Amato tanto, pare che mi facisti la magia.
crescisti come l'erba di Lucampo, crescisti bella tupa amara mia. Amore, amore, c'è una rosa menzo di il mare. Amore, amore, porto mille sciure, sciure, come marita